e mezzo, quasi tre, sono qui in Germania, a Berlino. Berlino è una città particolare, segnata da una storia, con un muro che ha diviso la città, un muro che oggi ancora di nuovo in un certo senso divide le persone, divide forse questa Europa dal resto del mondo. È un muro che è diventato un simbolo che è stato abbattuto in Europa, ma che ancora rimane nelle politiche migratorie, nella difficoltà che sperimentiamo in Europa ad accogliere il diverso, ad accogliere i tanti immigrati che arrivano, immigrati che arrivano nel nostro continente. Il nostro lavoro qui a Berlino si svolge all'interno di un'organizzazione che si chiama Solvoli, Solidarity with Women in Distress. Questa organizzazione, cioè solidarietà con donne nel bisogno, è stata fondata da una suora bianca in Africa, in Kenya nell'85. Questa suora ha fondato questa organizzazione per donne, per le donne che erano che si dovevano prostituire. La suora Lea Ackermann, questa suora bianca tedesca, è tornata in Germania e ha detto il problema di fatto è qui, perché si è accorta che le donne erano vittime di turismo del sesso, così chiamato, no? E così ha iniziato qui in Germania questa associazione per le vittime della tratta e anche un'associazione per un lavoro di sensibilizzazione della popolazione ad accogliere il diverso e anche a vedere dove sono i limiti della nostra società, dove la nostra società crea queste problematiche. E così a Berlino abbiamo iniziato da un anno e mezzo e lavoriamo con queste donne, cerchiamo di accoglierle, di capire i loro problemi, le incontriamo nel centro di deportazione e cerchiamo di aiutarle a crearsi anche un futuro. Quelle che devono per forza ritornare, la nostra associazione ha la possibilità anche di seguirle nei loro paesi. E questo lo facciamo anche attraverso una rete, che chiamiamo la rete della solidarietà, che cerchiamo di costruire anche con istituti religiosi, con chiese, con NGOs nei vari paesi d'origine. Io incontro in queste donne africane, la maggior parte sono africane che vengono da noi, una grandissima fede, un senso di presenza di Dio nella loro realtà che in questa società è perso, specialmente qui a Berlino dove il 50% della popolazione è atea e dove i cristiani sono pochi e poco significativi, no? Allora io dico abbiamo bisogno di loro. Nell'incontro con loro io incontro il Cristo cosmico, perché non sono tutte cristiane, incontriamo donne musulmane, buddiste, ma quello che mi sembra di cogliere, che colgo nella maggior parte di loro, e a volte vedo la differenza con la nostra società opulenta, è proprio nella loro povertà, nella loro mancanza di sicurezza, hanno posto la sicurezza solo in Dio. E questo per me, questo volto del Cristo cosmico che si manifesta ogni giorno in modo diverso, è una chiamata ad approfondire la mia fede, a lasciarmi sfidare, ad uscire da me stessa, a uscire dai miei schemi, di quello che io mi sono costruita di Dio, e lasciarmi sfidare ad incontrarlo ogni giorno in maniera nuova. Senza queste perle la nostra società si impoverisce, il nostro mondo si impoverisce, perché siamo tutti figli di Dio, siamo stati creati per condividere questa presenza di Dio tra di noi, per vivere in pienezza, perché tutti abbiano la vita.